In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Bentornati, carissimi fedeli, per il commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima è la 20ª Domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo che leggeremo nella Santa Messa, nel rito antico, e del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, dal versetto 46 al 53. Leggiamo. In quel tempo c'era un dignitario reale, il cui figlio era ammalato, a Cafarnao. Costui, avendo udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregava di scendere a guarirgli il figliolo. Era infatti moribondo. E Gesù gli disse: «Se non vedete miracoli e portenti, non crederete dunque». Il dignitario reale gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gli risponde Gesù: «Va, il tuo figlio vive». Credette l'uomo alla parola dettagli da Gesù e si avviava. Stava già discendendo quando i servi gli vennero incontro dicendo: «Tuo figlio vive». Volle allora sapere da essi l'ora in cui aveva cominciato a stare meglio. Gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Allora il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: «Il figlio tuo vive», e credette lui e tutta la sua casa. Carissimi fedeli, abbiamo sentito che Gesù sta scendendo dalla Giudea, dove aveva sperimentato il rifiuto dei capi e la chiusura dei capi della religione ebraica, gli scribi, i farisei, i sacerdoti. Aveva sperimentato questa chiusura e perciò se ne ritornava in Galilea, a nord quindi della Palestina, lontano da Gerusalemme, e aveva attraversato la Samaria. Anche la Samaria aveva una fede. In Samaria si credeva certamente in Yahweh, ma una fede piuttosto imperfetta e lontana da quelle che erano le leggi e le regole che si osservavano invece a Gerusalemme. La Galilea era un po' la terra di tutti. La Galilea era attraversata da strade che collegavano l'Oriente con l'Occidente. Era un coacervo di razze e di lingue. Non era così pura l'appartenenza al popolo di Israele. Ebbene, Gesù si trova a Cana di Galilea, famosa per il primo miracolo che fece. Il primo miracolo è appunto quello dell'acqua mutata in vino durante una festa di nozze. E gli abitanti di quella cittadina ricordavano ancora quell'evento prodigioso. Gesù ormai era famoso per i suoi miracoli. Ecco che arriva in quel momento, mentre si trova a Cana di Galilea, arriva questo dignitario regale, un ufficiale del re Erode. E questo ufficiale viene a implorare Gesù di andare a casa sua perché suo figlio sta morendo, ha una malattia grave e probabilmente non ne uscirà vivo. È proprio moribondo. E quel dignitario vuole che Gesù vada a casa, deve essere presente. Capite anche in questo l'imperfezione della fede di questo dignitario regale, che non crede che Gesù possa guarire una persona a distanza. Secondo lui deve essere proprio presente lì, nella sua casa. L'imperfezione anche della fede degli abitanti di Cana, i quali sono assetati di un nuovo evento prodigioso,
vanno alla ricerca delle meraviglie, diciamo così, spirituali, di curiosità, ecco, piuttosto che crescere nella autentica fede. Infatti Gesù risponde con un rimprovero rivolto sia al padre, ma soprattutto alle altre persone che dovevano essere presenti in quel momento. E dice: se non vedete miracoli e portenti, non crederete dunque. Ecco, Gesù rimprovera una fede, tra virgolette, che ha sempre bisogno di dimostrazioni prodigiose. Guardate che non siamo lontani anche noi da questa mentalità, purtroppo, perché il sensazionale spesso è ricercato ogni giorno da persone che vogliono continuamente conferme, ma il volere continuamente conferme contrasta con lo spirito di fede. Allora il dignitario regale insiste di nuovo: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E Gesù fa il miracolo, cioè non attende che la fede del dignitario sia proprio perfetta a puntino, e dice: va, torna a casa, il tuo figlio vive. Ecco, sta già meglio, vai a casa, sta meglio. È una rassicurazione ferma. Credi in questa parola che ti dico. In effetti, ecco, l'uomo credette sulla parola e se ne tornò a casa. Ecco, la conferma poi della guarigione viene dai servi, i quali gli dicono: tuo figlio ha cominciato a stare bene dall'ora settima. L'ora settima era un'ora dopo mezzogiorno, proprio quando Gesù aveva detto: torna a casa perché il tuo figlio vive. Quindi Gesù è capace di guarire a distanza le persone. Per noi è abbastanza scontato, ma per quegli uomini era una scoperta continua e progressiva della potenza di nostro Signore, il quale vede a distanza, provvede efficacemente con la sua grazia. Lo stesso dovremmo fidarci anche noi, che non vediamo il Signore, anche se Lui è presente con il suo corpo glorioso, è alla destra del Padre, ma può intervenire, basta che noi crediamo nelle sue parole. L'ora era l'ora settima. C'è una certa insistenza sul tema dell'ora, che viene, ripetuto più volte verso la fine di questo Vangelo, e sappiamo che per San Giovanni il tema dell'ora di Gesù è importantissimo. L'ora di Gesù è l'ora della sua morte, è l'ora del suo sacrificio, è l'ora della sua offerta al Padre. Nel Vangelo di Giovanni è molto sottolineato, e guarda caso proprio a Cana di Galilea, nel miracolo dell'acqua trasformata in vino, quando Gesù dice alla madre: non è ancora giunta la mia ora. Ecco appunto l'ora della morte, del versamento del suo sangue per la remissione dei peccati e la redenzione del mondo. Questa è l'ora del Signore. Quindi per noi l'ora c'è stata, l'ora c'è già stata, Gesù è già morto, ci ha già conquistati, ci ha già salvati, però noi dobbiamo accogliere questa salvezza. Possiamo fare, carissimi fedeli, una applicazione che mi viene suggerita da Don Dolindo Ruotolo. L'applicazione che riguarda i nostri giovani che rimangono veramente attratti, eccessivamente attratti dai seduttori, dai maestri seduttori di questa nostra società, i quali non solo li attirano con le seduzioni delle passioni,
ma fanno sì che restino imbrigliati in queste passioni e che la loro anima si ammali. Molti genitori sono, diciamo, conniventi con questo processo di degrado dell'anima dei loro stessi figli perché vedono con compiacenza che il figlio crescendo diventa uomo, la figlia crescendo diventa donna e quindi si pensano che debbano per forza diventare schiavi delle passioni naturali, non redente dalla grazia di Cristo, e perciò lì trovarvi una morte spirituale. Ma questi genitori pensano soltanto al benessere materiale dei loro figli. Devono essere contenti i loro figli. In realtà stanno facendo il loro male. Bisogna in qualche modo imitare la fede di questo funzionario regale che si prende da casa sua, fa molti chilometri per raggiungere il posto dove si trova Cristo e lo supplica per il figliolo. Tante volte i nostri tentativi di dialogo con i nostri figli restano infruttuosi, anzi addirittura producono gli effetti contrari. Qui il Vangelo ci suggerisce di rivolgerci direttamente a Gesù, il quale può tutto anche a distanza. Anche se i nostri figli sono lontani da lui, tuttavia possono ricevere la sua azione di grazia per mezzo della fede dei loro genitori. Una fede che non deve essere soltanto desiderio, no? Una preghiera superficiale, un ricordo serale, ma deve essere una fede, un cammino anche proprio di fedeltà, di mortificazione, di preghiera e soprattutto con quelle armi, come sappiamo, che ci sono state suggerite da Maria in questi ultimi decenni. Sia lodato Gesù Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.